Nuove regole per la pesca sportiva e ricreativa con il sistema Palangari è quanto annunciato in una nota il ministro della pesca Francesco Lollobrigida. E se rimani fino alla fine del video scopriamo insieme di cosa si tratta. Ok, let's go! Ciao, sono il capitano Joseph Cracchiolo della Scuola Nautica Navigando e oggi ho il piacere di annunciare che è stato raggiunto un accordo dopo un importante lavoro di confronto con le associazioni di categoria della pesca professionale, quella sportiva e il governo. Lo scopo della norma rimane quello di tutelare il settore primario della pesca professionale e al contempo garantire la sostenibilità ambientale e tutelare le attività di pesca sportiva e ricreativa. Il nuovo testo prevede infatti l'utilizzo, previo rilascio di regolare autorizzazione, di un massimo di 100 ami a palangaro per ciascuna unità da diporto che effettua la pesca sportiva e ricreativa, in luogo dei 50 previsti dalla previgente normativa. Da non dimenticare però i limiti di cattura della pesca sportiva. Infatti, il pescatore sportivo non può catturare giornalmente pesci, molluschi e crostacei in quantità superiore a 5 kg complessivi, salvo che il pesce singolo sia di peso superiore. Inoltre, la pesca sportiva prevede altre limitazioni che si consiglia di consultare preventivamente. Se vuoi saperne di più, contattaci per una consulenza gratuita e non dimenticare di seguirci sui nostri canali social TikTok, Instagram e Facebook per rimanere sempre aggiornato. Hey, 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 hey.